Bhagavad Gita, Krishna dice che proporzionalmente uno mi si abbandona e io lo ricompenso. L'entusiasmo è una qualità molto importante nel servizio devozionale, nella vita devozionale. O per qualsiasi attività in questo mondo, se noi vogliamo avere successo, ci vuole un certo entusiasmo. Vero o no? Ah, sì. Vero. Sì. Perché nella vita spirituale dovrebbe essere contrario o che non si applica? Puntualmente. L'entusiasmo. E se uno non ce l'ha, lo sviluppa. Lo sviluppa. Associandosi con quelli che hanno l'entusiasmo. È contagioso. Sì. La vita devozionale non è complicato. Praticare la vita devozionale. Semplicemente associandosi con i devoti che praticano con entusiasmo, con determinazione, automaticamente, come abbiamo detto prima, anche se noi non ci abbiamo un grande entusiasmo, l'entusiasmo si sviluppa associandosi e praticando. Come? Perché noi esseri condizionati in questo mondo materiale siamo molto entusiasmo per le cose materiali, molto entusiasmo. Generalmente parlo. Non è che l'entusiasmo ci manca, dobbiamo sapere canalizzare questo entusiasmo. Dobbiamo canalizzare questo entusiasmo verso la vita spirituale, verso la devozione, verso il canto del Santo Nome, verso la lettura della Bhagavad Gita, lo Srimad Bhagavatam, la lettera della devozione e altre opere devozionali. L'entusiasmo di associarsi con i devoti, l'entusiasmo di glorificare il Signore, di ricordarsi, di pensare, di fare i piani come soddisfarlo, come soddisfare i devoti, come soddisfare Hari, Guru e Vaishnava. Questo entusiasmo deve essere canalizzato di maniera appropriata. Non è che manca entusiasmo agli esseri viventi. Ogni essere vivente c'è un certo entusiasmo nella vita. Anche le formiche hanno entusiasmo. La mattina appena sono le torte, molto entusiasmo, vado quella. E anche le formiche hanno l'entusiasmo. Le api anche. Appena il sole sorge, come cominciano a scaldare, le api cominciano molto entusiasmo, gli uccelli anche dal mattino fino alla sera, anche la sera sono molto entusiasmo quando certi alberi così si ammucchiano, uniscono e parlano la loro esperienza del giorno, si raccontano e così via, con molto entusiasmo. E l'uomo anche, l'umano sa anche l'entusiasmo, questo entusiasmo deve canalizzare in maniera appropriata per avere un beneficio reale. Quando uno arriva al punto di che si sviluppa un po' di fede nel cuore, in associazione con i devoti, ascoltando il messaggio divino, l'importanza della pratica devozionale, dell'ascolto, del canto, e comincia a associarsi regolarmente
secondo le sue capacità e possibilità e così via, questo entusiasmo aumenta. Ma parallelamente c'è ancora l'entusiasmo per la vita materiale, non preoccupare, c'è l'entusiasmo per l'uno e per l'altro. C'è più l'entusiasmo per la vita materiale che per la vita devozionale, all'inizio. E poi, nonostante la decisione che uno ha preso di praticare la vita devozionale, perché fortunatamente percepito e capito che la vita devozionale è la cosa più importante, perché con la vita spirituale devozionale si risveglia il nostro rapporto con Krishna. Grazie alla vita spirituale non soffre meno, grazie alla vita spirituale comincia a gustare una felicità interna e così via. Ma l'entusiasmo per la vita materiale rimane, e allora praticando il canto del Santo Nome, associandosi, come abbiamo detto, e seguendo i principi devozionali, Shravana, Kirtana e così via, applicando i principi nella vita quotidiana, alzarsi il mattino di buon'ora, dopo aver preso doccia, mettendo il tilaka, facendo il canto, il Santo Nome si è già tomato, e poi leggendo qualche verso della Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, secondo il tempo che ci abbiamo a disposizione, se non tanto almeno qualche verso, e poi durante il giorno non si ricorda quello che ha letto, si ricorda anche il Maha Mantra, il canto del Santo Nome, anche se non lo ripete ad alta voce, lo ripete mentalmente, perché la mente trova pace in contatto con Krishna, con il Santo Nome. Poi la sera, come gli uccellini, facendo molto entusiasmo di raccontare la loro esperienza durante il giorno, così anche i devoti, quando si incontrano con i membri della famiglia, con gli altri devoti, hanno entusiasmo di cantare, la scritta, di leggere la Bhagavad Gita, il Bhagavatam, raccontare la loro esperienza spirituale. Più entusiasmo c'è della pratica devozionale, più distacco all'egoismo c'è, più uno si attacca a Krishna, alle attività devozionali, alla prassi devozionali, più si risveglia il distacco. Non vuol dire che uno trascura i suoi obblighi familiari, professionali o altro, ma c'è un distacco. E più c'è il distacco, più c'è l'entusiasmo per la vita devozionale. E ci sono i diversi stadi, i gradini nella vita devozionale per raggiungere la perfezione. La perfezione è garantita per quelle anime sincere che si impegnano seriamente e sinceramente, è garantita. Ma ci vuole il tempo, ci vuole la pazienza e determinazione. Ci sono diversi stati, quando si comincia a cantare regolarmente il Santo Nome, quando si regolarmente ascolta la Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, divertimenti di Krishna, che sono molto attraenti, c'è un piacere superiore a qualsiasi altri racconti, a qualsiasi altra filosofia o altro. Anche quelli che appena cominciano possono distinguere e apprezzare, così anche loro. Ma parallelamente rimangano
famiglia, altre abitudini che ci abbiamo di questo mondo. Ma non è che sparisse di un giorno all'altro. E allora ci vuole la pazienza. Deve cantare regolarmente, più regolarmente possibile, meglio è. Dovrebbe almeno ogni giorno fare un numero di Japamala, se non altro non che comincia almeno un giro al giorno. Quelli che hanno già cominciato sono iniziati almeno 16. Ma almeno cominciare con uno, non essere spaventati, dal momento uno lo fa con grande piacere, non avrà problemi. Farlo regolarmente, questo ci aiuta molto. Perché Krishna vede nostra determinazione, vede nostra sincerità. Se noi facciamo un passo verso di lui, lui ne fa 10, 100. Deve vedere nostra determinazione, il nostro desiderio. Krishna soddisfa il desiderio di ogni essere. Perché non soddisfarebbe il desiderio dei devoti? Molto di più. Molto più piacere. Quindi Krishna vuole che noi ritorniamo da lì, di non soffrire. Dobbiamo dimostrare il nostro volere, il nostro entusiasmo. Dobbiamo dimostrare il nostro entusiasmo anche nel praticare, nel mettere in pratica i principi devozionali, i principi religiosi prima di tutto. Quali sono i principi religiosi? Quattro principi religiosi. Non mangiare la carne, pesce e uova, poi non intossicarsi, non nessun tipo di intossicanti, compreso le sigarette, caffè e così via. Le titane puoi bere quante ne vuoi. Ce ne sono tantissime. Ce ne sono tantissime. Sì, sì, non c'è problema, c'è una scelta. Non fare. Non fare caffè. Caffè morto. Caffè d'olio, sì, d'olio. Poi bene, non c'è problema. Ha lo stesso colore. Non com'è? Ha lo stesso colore. Com'è? È lo stesso. Però è orzo, però è orzo. Non ha la sostanza. Certo. E poi non avere rapporti leciti fuori del matrimonio. E non speculare, non fare giochi da tavolo. Perché si chiede a un devoto, uno che è sincero, uno che vuole progredire sulla vita devozionale e mettere in pratica questi principi regolatori che si chiamano religiosi, non sono devozionali, ma sono compresi nella prassi devozionale. Perché? Perché un devoto non è peccaminoso, un devoto automaticamente segue i principi religiosi, automaticamente, non può essere non religioso. Come un devoto non può essere non religioso? Automaticamente è religioso, automaticamente segue i principi religiosi, ma questo non sono principi devozionali in se stessi, capisci? In Kali Yuga, se uno è peccaminoso, è quasi un santo. Non mangi la carne, pesce, uova, intossichi, non fumi neanche, non vai con le donne con i ragazzi, con altri, non speculi, ma sei un santo. Non ci neanche chiedono se vai nella chiesa, se vai alle preghiere. Vero, sei un vero, santo. Dicono così, vero. Non essere peccaminoso, se sei un santo. Ma per noi ci aiuta, perché se vogliamo purificare il cuore, almeno non come contaminarlo con le attività peccatrici, non commettere i peccati. Uno vuole purificarsi, allora fermati, stop con i peccati, non mettere ancora
fardello sul tuo dosso, no? Per altre sporchizie. Se vuoi purificarti. Non è che Krishna sia attratto di più di qualcuno che non beve di qualcuno che beve. Lui è attratto dalla devozione. Ma il stadio iniziale è indispensabile di abbandonare tutti i tipi di intossicazione e tutti i tipi di attività illecite, peccaminose. È indispensabile, perché uno accumula il karma e deve subire quelle conseguenze, che sono le attività della ignoranza, tanto. Krishna al di là dei guna. Come uno può percepire Krishna se è coperto con quel guna che sia tamas, rajas? La virtù è diversa, la virtù è un trampolino, puoi facilmente raggiungere la trascendenza. Favorisco la virtù, favorisco la vita devozionale, ma rajas e tamas è quello. Se uno è un puro devoto, come tempi vedici, kshatriya, che loro potevano bere, essere puri devoti, ma l'ambito della loro come attività è stato permesso di bere kshatriya, a volte mangiare anche la carne, avere rapporto con un'altra donna. Non era sposata oggi. Questo è un altro discorso. Perché Krishna è attratto dalla devozione cominciare. Se lui lo fa in maniera fedele e segue il suo dharma, i principi religiosi, e allo stesso tempo coltiva e serve il Signore con amore e devozione, Krishna è tratto dalla sua devozione, non sulla attività del kshatriya, del brahmana o del vaishya o del sudra. Nel Kali Yuga non ci sono né brahmana, né kshatriya, né vaishya, come si chiama? qualche vaishya, ma generalmente sudra, Kalo sudra, Kali Yuga tutti sudra. Uno non può prendere, io sono kshatriya, posso bere, posso avere rapporti con altre donne, o posso mangiare la carne. Peccaminoso, estremamente peccaminoso, estremamente. Perché tu non segui dharma di kshatriya. Hai fatto l'esame di kshatriya, sei uscito nella foresta con la spada nella mano, hai incontrato un tigre salvato, com'è? Salvatico, sì, nel bosco selvatico, sì. Non quello che è nel risotto. Hai uscito come vincitore, allora sei un kshatriya. Segui i principi religiosi rigidamente, allora sei un kshatriya. Ma non altrimenti. Poi le facilità di un kshatriya, senza essere religioso, senza essere kshatriya, non esiste. È estremamente peccaminoso. Ecco perché uno deve seguire i principi religiosi, non imitare qualcun altro, non serve niente. Krishna dice nella Bhagavad Gita, è molto pericoloso seguire fare il dovere di qualcun altro, meglio fare il suo dovere in maniera imperfetta che perfettamente seguire il dharma di qualcun altro. Così per la vita spirituale, per cominciare, è necessario di seguire i principi religiosi che ci permettono poi di facilmente, molto più facilmente progredire. E poi quando uno pratica, segue i principi regolatori in maniera perfetta, non fallisce mai, segue regolarmente, canta il santo nome, japa mala, se so se quei devoti, fa il kirtan, legge, Bhagavad Gita,
impara a conoscere la filosofia, la devozione, ma c'è ancora l'entusiasmo per la vita materiale. Non è che l'entusiasmo per la vita materiale sparisse di un giorno all'altro, ma gradualmente diminuisce. Gradualmente. C'è un stadio dopo l'associazione dei devoti, all'inizio c'è la strada, un po' di fede, c'è la fede che si sviluppa ascoltando, leggendo i libri devozionali, si sviluppa un po' di fede. Allora uno si associa volentieri con entusiasmo con i devoti che praticano la vita devozionale. Associandosi con i devoti che praticano si sviluppa ancora la fede che li porta all'iniziazione, che accetta un maestro spirituale, accetta l'iniziazione e lo insegna come si pratica la vita devozionale in associazione con i devoti che sono sulla Shiksha Guru, anche che lo aiutano a praticare la vita devozionale. E questo stadio si chiama Anartami. Questo vuol dire purificazione dell'anarta, delle sporchizie, degli attaccamenti materiali, dei concetti materiali che ci abbiamo nel nostro cuore. E questo stadio dura, è stadio più lungo. Finché questo stadio dura, ci sono gli attaccamenti alla vita materiale. Ci sono. Ma se uno è sincero e pratica regolarmente, nonostante alti e bassi, il cuore si purifica, perché il servizio devozionale è molto potente. A tale punto che il canto del Santo Nome è così potente che può purificare il cuore anche di un più grande peccatore. Si può purificare. Che cosa dire? Una brava persona sincera che pratica, virtuosa, purifica. Ci vuole la pazienza finché non si ottiene la determinazione che niente non può più come deviarci di questa prassi. Si chiama nishta. Stabilito nella prassi. E quando pratica regolarmente, nonostante le difficoltà esterne che possono può incontrare nella vita quotidiana, che ci sono sempre, non pensare che non ci sono, noi abbiamo le difficoltà che non che vengono da noi stessi, da fuori, dagli altri, sì. E a volte anche l'esterno, la mente, desideri, desideri, così via, sì. Ma molte volte esterni anche. Ma se uno è determinato e pratica regolarmente, allora questi desideri, questi attaccamenti egoistici spariscono gradualmente, diminuiscono al punto che uno sviluppa un gusto per la prassi devozionale. E questo gusto si chiama ruci. Ruci. E questo gusto ci porta a parlare sempre di Krishna, glorificarlo e parlare di lui, glorificarlo, ricordarsi. Ci abbiamo più entusiasmo per la vita devozionale che per la materia. C'è ancora attaccamento a questo stadio della vita materiale, non pensate di no. Meno, molto meno, ma già si supera si può controllare i desideri e le attività affinché non ci possano implicarsi nelle attività nefaste della vita personale. Uno compie i suoi doveri per mantenere la famiglia, la sua vita propria e così via, tutti gli obblighi che ha, senza implicarsi eccessivamente
nei desideri materiali, utilizza l'usuria o altre, può controllare, può tollerare. Questo stadio può tollerare tutte le attrazioni che esistono ancora, che possono esistere, può controllare. E comincia a gustare un entusiasmo, grande entusiasmo per la giustizia. Allora lì siamo sul buon cammino. Buon cammino, sì. E poi è un stadio prima di raggiungere lo stadio praticamente finale, che si chiama Asati. Un attaccamento profondo verso la coscienza di Krishna, profondo, così profondo che con una facilità e con un grande entusiasmo, un grande piacere, uno canta il santo nome, fa il kirtan, servizio devozionale, moto devoto, può raggiungere e raggiunge un stadio dove è assorto completamente nella coscienza di Krishna, niente non può come sviarlo da questa prassi, e Krishna, essendo soddisfatto del suo servizio devozionale, appare nella sua vita e prova un grande estasi. Si chiama Bhava. Si chiama? Bhava. Krishna, questa percezione di Krishna dà un tale piacere che tutti gli altri attaccamenti, tutti gli altri desideri, tutte le altre esperienze svaniscono praticamente, insignificanti, svaniscono. Perché Krishna è così attraente, dà piacere a tutti i sensi, non solo alla visione, ma anche a tutti gli altri sensi, che tutta altra attrazione praticamente svanisce. E questo, dopo di questo si gusta il primo sintomo. Questo deve essere il primo sintomo, che è l'amore di Dio. E poi, dopo Bhava, comincia veramente prega. Allora c'è un sviluppo graduale della vita devozionale. Non è che se dopo un mese, un anno, due, uno non vede Krishna, non è in estasi giorno e notte, che tutti i tuoi sforzi, che il tuo canto è in vano, non porta risultati. No, porta. Come? Ma ci vuole il tempo per superare i diversi attaccamenti, i diversi entusiasmi che ci abbiamo per la vita decaminosa, per la vita virtuosa, per la vita, per la ricerca della liberazione o altro. Tutto questo che noi coltiviamo da molte incarnazioni, non solo questo. E non è di un giorno all'altro che uno si libera da tutti questi concetti. Dovuto alla nostra vita precedente peccaminosa, un attratto ad essa attività peccaminosa. Questa intossicazione, questo sesso illecito, questo quello, quell'altro, mangiare la carne o altro, questo gradualmente si supera. Poi uno è attaccato alla vita religiosa, dovuta all'attività pia. Non è religioso, non erano tutti peccaminosi da una vita paradossale. Sono attaccati a questo, ma questo è anche un attaccamento materiale, non deve superarlo, se no altrimenti questo lo lega al mondo materiale, alla rinascita di nuovo, che sia dal pianeta superiore o questa al pari del pianeta Terra o inferiore, è sempre la nascita e morte ripetute. Se lo dice una Bhagavad Gita, Amma Bhuvana Loka Punnaravati Nojuna,
mamma un tempo si punteva con una gamma analitica, che dal più alto pianeta fino al più basso, ovunque si succedono le morti, nascite e morti ripetute, ma quello che mi raggiunge non vede più, non sperimenta più la ripetuta nascita e morte. Mamma un pede sul punto, un gianno, una vita. Non c'è più. Allora, attaccamenti alla vita religiosa portano di nuovo la rinascita. E se uno è veramente religioso, anche questa vita nasce sul pianeta superiore. E poi quando il credito è finito, quando non c'è niente sul conto, viene di nuovo sul pianeta. E si ricomincia. E si ricomincia di nuovo, è così a dire. Allora, per superare questi attaccamenti che sono molto forti verso la vita religiosa, molto forti, è un desiderio materiale questo. Ma io sto andando a chiesa, sto pregando nel tempio, nel moschea, non importa, è materiale questo, perché il desiderio è di godere di questo mondo. Cosa dicevano i nostri nonni? Di che cosa parlavano? Del paradiso. Cioè, il paradiso si gode, staremmo bene. Il mondo spirituale si gode di una maniera suprema, senza desiderio di godere. Questo è sconosciuto in questo mondo, solo i puri devoti, solo i devoti. Vuol dire che nel mondo, anche le religioni, non ci sono i santi, sono rari, sempre. Anche in India i santi sono rari. È sconosciuto, la religione c'è lo scopo di raggiungere il paradiso, è come l'obiettivo più alto, ma sempre materiale, o il massimo, la salvezza, moksha, la libertà, è sempre egoistica. Allora, distaccarsi di questi attaccamenti non è facile, ma deve praticare la vita devozionale per poter, come, cancellare questi attaccamenti all'egoismo. Io. Non è più chiesto questo mondo con questi membri della famiglia, ma poi altri, il paradiso, ma sempre io e mio. Da noi altri, io e mio. Non è facile sradicare questo egoismo del nostro cuore, con la prassi da attiva della devozione. Svaniscono anche questi desideri egoistici. Perché? Perché si gusta, c'è un gusto superiore che ci fa dimenticare, non si può con la forza. Uno può ragionare, può capire, ma il desiderio rimane, l'attaccamento rimane. Forse un po' meno, ma rimane. Ma con la prassi devozionale automaticamente si acquista Dhyana e Vairagya, la conoscenza e il distacco, e questo ci permette di superare tutto questo, compreso la liberazione. La liberazione è la più, anche i santi, molti santi, che sia nell'India o l'Occidente, il loro obiettivo è raggiungere la perciò santo devoto del Signore è veramente santo. Uno che non, uno che si è capace di, come, distaccarsi di attività materiali, di praticare una forma di vita spirituale, religiosa, è già considerato un santo, anche se desidera la liberazione. Ma il vero santo è il devoto di Dio, uno che serve con amore e devozione, questo è il vero santo. Perché? Perché nessun desiderio è santo. Questo è il vero santo. Questo si raggiunge. Ci vuole la pazienza, non per scoraggiarci, ma per darci coraggio
di non come scoraggiarsi se c'è una piccola difficoltà, se c'è un certo attaccamento, ma già tanti giorni, tanti mesi sto cantando e adesso questa, ma perché c'avevo questa idea adesso di, non so, di fare una, un sbaglio, una caduta o altro, all'inizio, all'inizio può durare anche parecchi anni, non solo parecchi mesi, non scoraggiarsi, questa debolezza col tempo sparisce, il potere del Santo Nome, la prassi delle devozioni che può purificare da tutti i sbagli, da tutti gli errori. L'unica cosa è dobbiamo fare attenti di non commettere le offese ai vicini, che sono i più gravi errori. Il resto si purifica col canto del Santo Nome, con la prassi del Vedanta. Non offendere Vaishnava è la cosa più terribile. Questo nessuno ci capisce. Neanche Cristo. Ci rovina la vita spirituale. Finché il devoto non si rende conto e umilmente chiede perdono e comincia a praticare un atteggiamento adeguato, con molto rispetto verso tutti i Vaishnava, verso il maestro spirituale. Allora, gradualmente, allora questa offesa è annullata, altrimenti può portare qualcuno a cadere molto facilmente, non solo un neofita, che si vede anche, ci sono molte testimonianze in questo, ma anche quelli che hanno praticato molto lungo, per molto lungo, la vita devozionale. Possono avere una posizione molto alta nella vita, nella società spiritualistica, i devoti e così via, si commettono a parada, Vaishnava parada, e guru a parada, che è ancora peggio, cadono sicuro al 100%, solo questione di tempo. Allora, molto attenti a non commettere offese a Vaishnava, ma se uno fa in maniera inconsapevole o non può controllarsi, deve subito chiedere perdono, umilmente. Non con una maniera pretenziosa, questo non è chiedere perdono. Umilmente, devi pentirsi, chiedere umilmente di perdono. E se il devoto suo cuore non è ancora sciolto, devi farlo ancora e ancora, umilmente, finché il devoto non farlo. Se non è possibile, con una ragione o l'altra, deve sentirsi in una maniera amara proprio, e pregare e cantare il Santo Nome senza fine, giorno e notte. Il tempo sarà assolto, non a fine. Ma devi fare tutto ciò che è nella sua possibilità, umilmente avvicinare i devoti che ha preso. Non solo i devoti avanzati, qualsiasi devoto, noi dobbiamo prendere questa abitudine, se no altrimenti che cosa succede? Arriva il momento, cominci a conticare anche il tuo, fare offesa al tuo guru. Sì, sì, se c'è abitudine a criticare e fare offesa ai devoti, e se non ti correggi, cominci a trovare i difetti al guru, avrà caduta sicura 100%. Dobbiamo stare attenti fino all'inizio, imparare perché offriamo sempre omaggi. Ieri Adoksha Chaprabhu ha tradotto il mantra Pancha Kalpa Trabhya Chakra Pashina Vyava Chakra. Qual è la traduzione? Offriamo i nostri spettosi omaggi a tutti i Vaishnava, che sono il Signore, che sono come l'albero dei desideri e possono esaudire i desideri di ogni essere vivente, è pieno di compassione. E con questo mantra uno si avvicina mattino, la sera, almeno due volte al giorno per amare i devoti che sono presenti, anche e con questo mantra, anche quando si chiede perdono, si esprime il suo come desiderio di si
chiede il perdono e pronunciando poi questo. E generalmente i devoti perdono in su, generalmente. Se no altrimenti devi in su. Umilità. Quando il devoto vede che sei umile, generalmente un devoto perdono in su. Ma se per una ragione o l'altra mette un'amarezza quel devoto in su fuori, non è perdono. Deve vedere che veramente ti ha perdonato. Allora si assolve. Secondo me questo non ci blocca nell'avanzamento spirituale. Non è a caso che noi ripetiamo molto questo, che non si acciaia né spirituale anche se non ripetuto. Non è a caso. Che cosa ci separa da Krishna? Che cosa ci separa? Quando uno pratica la vita devozionale, quando è iniziato e tutto, che cosa lo separa da Krishna? Allora dobbiamo imparare come non commettere l'offesa, praticare la vita devozionale senza commettere l'offesa. Non ci servono niente tutta la conoscenza della Bhagavad Gita e Srimad Bhagavatam se non è applicata. Cosa ci serve conoscere i versi a memoria se non lo pratichiamo, se così aumentiamo la fede? Cosa ci serve cantare come un Gandharva se così aumentiamo la fede? Cosa ci serve essere impegnato nel servizio giorno e notte se così aumentiamo la fede? Krishna non accetta questo servizio. Se non commetto fede non è un servizio, è un'offesa. Non è la glorifica, è offesa. Se non ti dà un schiaffo, non è una carezza. Giusto. Ha contatto con te. Sì, però non è. Ma offesa. È un'offesa. Non è un, non è un gentile approccio, ancora meno un'espressione d'affetto. E se uno fa offesa a Krishna, Krishna perdona facilmente. Tu canti santo nome ti perdona, Krishna ti perdona. Se non fa offesa al suo devoto, non è possibile. Krishna non perdona. Perché? Perché lui dice che i miei devoti sono la mia vita, il mio cuore. Sono risiedo sempre nel mio cuore e io sono il loro cuore. Il mio puro devoto non è più caro che Shiva, che la Lakshmi o Brahma. Krishna lo dichiara. Mi sono più cari. Allora tu pensi che lui tollera, no, se non fa l'offesa al suo devoto? No, no. Come l'esempio di Maharaj Jambalisha. Lui ha perdonato Durvasana, un potente yogi spiritualista molto conosciuto nell'universo intero, Durvasana, e ha offeso un puro devoto. Volevo ucciderlo, ha maledetto. E cosa è successo? Che Krishna, il Sudarshan Chakra, è venuto subito sul posto e voleva uccidere il professore. Prima ha ucciso anche il demone che lui ha creato, questo Durvasa Muni, ha creato un demone per uccidere Ambarisha Maharaj. Sudarshan Chakra è venuto, ha ucciso questo demone e poi voleva uccidere anche Durvasa Muni. E Durvasa Muni, perché era un potente yogi mistico, poteva correre a una velocità incredibile. Allora scampava, ma Sudarshan Chakra non perseguitava dietro, sentiva il calore di questa arma trasversale. E cercato rifugio nel tutto i pianeti, tutto l'universo, e nessuno poteva dargli rifugio, né Brahma, né Shiva. È andato da Vishnu, era così potente che poteva vedarsi di Vishnu. Immaginate com'era potente, di avanzato. E
signor Vishnu le ha detto che deve andare da Maharaja Maharishi, di prendere rifugio, di chiedere parola a Maharaja. È l'unica via. Maniera. Non c'è altro. E quello ha seguito il consiglio della persona suprema. Fate l'omaggi e chiesto perdono. Ma Maharaja Maharishi era imbarazzato. Lui lo aspettava un anno e lui faceva il giro dell'universo, non mangiava niente, digiuno, un anno, per rispetto, perché Dorasamuni era un brahmana e Maharaja Maharishi era un kshatriya. Un brahmana è sempre superiore a un kshatriya. Un brahmana è un sacerdote, un kshatriya è un amministratore. Ma visto che Ambarish Maharaj era un puro devoto, era praticamente superiore a Durasamuni. Ma Ambarish Maharaj, come un umile devoto, seguiva i principi religiosi, dava esempio, allora si sentiva inferiore. Allora rispettava Durasamuni come un brahmana, anche se ha fatto un sbaglio lo perdonava. Qualcuno deve perdonare, ognuno, soprattutto quelli che sono superiori. Devi perdonare, anche se fa un sbaglio, devi perdonare. Uno non è squalificato se fa un sbaglio, se continua a praticare il suo dharma, la sua attività, che sia un brahmano o altro, quello non lo squalifica. Se fa un sbaglio dovuto a un incidente, non volendo o altro, l'ha perdonato subito. Ma quando ha offerto che omaggi, chiesto perdono, allora il Sudarshan Chakra si è ritirato. Non basta neanche che il devoto si perdona. Questo non basta. Bisogna, noi dobbiamo avere atteggiamento adeguato di pentirsi del sbaglio, dell'offesa che già abbiamo fatto e chiedere umilmente il perdono. Allora la polvere dei piedi di loto di Vaishnava perdona, se no altrimenti non perdona. Vaishnava perdona.